Buonasera, bentornati a PCS, lo show del calcio dilettantistico. Allora, è stata una domenica alquanto difficile, soprattutto per le prime della classe che hanno perso punti, qualcuno addirittura ha perso anche il primato in classifica e si trova addirittura a dover inseguire adesso al mese di marzo. Quindi parleremo di questo e tante altre cose con tante immagini e i nostri ospiti di questa sera e anche con il nostro primo della classe. Vediamo come ha passato lui la domenica. Matteo Lupini, buonasera Matteo. Buonasera Gabriele, un saluto cordiale a tutti voi cari amici telespettatori. Non ho capito questa cosa del primo della classe, è un complimento oppure mi sta dicendo che sono un secchione? Ma no Matteo, ma voglio dire, una volta che ti faccio un complimento, cioè trovi sempre il marcio dappertutto. No, complimenti perché tu sei un vero esperto di calcio, anzi questa sera noi dobbiamo anche un po' celebrare perché, anzi non possiamo ancora dirlo, ma restate lì, scoprirete il perché. Per adesso però diamo anche un saluto a Daniele Silvestri, buonasera, buonasera Daniele. Buonasera a tutti, buonasera. Ben ritrovato. E buonasera anche ai nostri ospiti di questa sera, partiamo da Salvatore Cannata, bentornato. Buonasera. Con cui parleremo di calcio a tutto tondo. Poi vicepresidente dell'Atletico Ardea Roberto Stazzi, buonasera. Buonasera e bentornato. Buonasera. Per parlare di calcio, appunto, di tutto, il calcio, Roma e non solo, abbiamo questa sera anche Paolo Ergottino, buonasera. Buonasera. Bentornato al PCS. Poi cercheremo di capire i motivi che hanno portato questo nostro ospite dalla separazione, dai dilettanti Falasche, Gian Antonio Colucci, buonasera mister. Buonasera. Ben ritrovato a tribuna questa sera. Abbiamo ospiti, diciamo, una delegazione dell'Atletico Ardea, buonasera a tutti voi ragazzi e bentornati. Allora, iniziamo subito, lo facciamo dalla categoria più alta che trattiamo noi, l'eccellenza, con Matteo Lupini. Vai Matteo. Iniziamo con il girone B, Alba Longaro, Casecca Terra di San Tommaso 4-0, Udace San Vito Empolitana, Lariano 4-1, Borgo Podgora, Cassino 0-1, Monte San Giovanni Campano, Serpentara Bellegra, Olevano 0-2, Nettuno Gaeta 0-0, Nuova Itria, Atletico Bovillernica 1-0, Pomezia Morolo 3-0, sempre Visa Colleferro 3-1, Visartena Città di Minturno Marina 3-1. Passiamo alla classifica, raggiunto il cima il Colleferro dalla Nuova Itria 60 punti, terzo il Serpentara 59, segue l'Alba Longa 57, il Pomezia sale a 33 punti, chiude il Boville a 19. Allora, ancora una domenica sorprendente Daniele in questo girone. Sorprendente, bene, benissimo l'Alba Longa, non è la prima volta, incredibilmente cade appunto il Colleferro, benissimo la Nuova Itria. E direi anche benissimo il Pomezia con questo 3-0, direi eloquente. E lo chiedo proprio a Salvatore Cannata, che ha seguito la partita, davvero un bel Pomezia ieri al Comunale. Sì, era, diciamo che era uno spareggio. Uno spareggio che diciamo che si è concluso al dietro fine per il Pomezia Calcio. Erano tre punti fondamentali di cui si distacca un po', diciamo, dalla zona... cioè dai spettri dei play-out, cioè è un passo avanti, però il campionato ancora non è finito, in sostanza che ancora, se guardiamo il tabellino delle squadre che deve affrontare ancora il Pomezia, cioè tutto è ancora in gioco. Avrà un bel finale di campionato. Perché le ultime quattro giornate dovrà disputare in casa con il turno infrasettimanale del 15 di aprile, mercoledì, l'Alba Longa, poi due partite fuori casa, Lariano e Artena, e poi la Nuova Itri, che non sappiamo ancora come finisce questo finale di campionato di questo girone. Tra l'altro ieri, un Pomezia che ha fatto un'ottima partita. Tra l'altro ieri ottimo Ciccarelli, ottimo Romondini, no? La squadra già da perfezione, per cui il risultato messo, diciamo, in cassetto... Già al sesto minuto con un gol di Iannotti, i primi 45 minuti sono conclusi col doppio vantaggio del Pomezia e poi un calcio di rigore che sempre Ciccarelli. Di Ciccarelli, comunque ottima prestazione. Ho visto anche il Morolo un po' svogliato da questa partita, in sostanza. Io chiederei a Ergottino, che conosce un po' tutti, si è fatta un'opinione su questo girone. Alla fine chi vincerà, visto che sembra quasi il gioco del traversone, no? Nessuno guarda vuole... Io mi auguro che Colleferro possa andare avanti
possa vincere il campionato, perché tra l'altro il direttore è un mio carissimo amico, quindi Andrea Angelucci, ha lavorato molto bene da circa 2 anni e stanno stabilmente là, quindi per me è un augurio che faccio ad Andrea di vincere questo campionato, anche perché ogni anno loro ci provano, sperando che poi conosco il Pomezia, perché ho seguito Punzi allenatore già l'anno scorso a Rieti, che mi sembra anche un buon tecnico giovane, e poi ho sentito i nomi Romondini, Iannotti, mi sembra pure strano che stanno in quella posizione di classifica. E vedremo come andrà anche in futuro. E vedremo come andrà anche l'altro girone di eccellenza, se possibile ancora più incerto, sì. Matteo Lupini. Ma prima vorrei chiedere al vicepresidente dell'Atletico Ardea, Roberto Stazzi, di intervenire per risolvere un problema internazionale, una questione internazionale. Vorrei mostrare questa foto. Già, comunque, vai. Vorrei mostrare questa foto meravigliosa di Vaccaro che qui chiede aiuto, voglio tornare a casa. Oddio, non scherziamo su queste cose. Ora, Stazzi, chi è che ha rapito questo povero figliuolo? C'è qualche squadra già che ce lo chiede, o bisogna vedere chi è che sta. Calciomercato aggressivo, direi. Calciomercato aggressivo. Comunque, occhio a quello che dice, perché durante la puntata potrebbe essere usato qualsiasi cosa contro di lei. Ma intanto, prima che mi sparano con una carabina, passerei immediatamente a vedere cosa è successo nel girone A di eccellenza. Per quello andiamo su Social Calcio 360, dove passano in testa il Villanova, che liquida il Montefiascone per 4-1, e il Trastevere, che batte la Nuova Sorianese per 2-0. Terzo il Città di Fiumicino, a cui basta il gol di Parini per sconfiggere il Civitavecchia. A secco il Fontenuova, ora quarta, e battuta per 2-1 dalla Vigor Acqua Pendente. Passerei a questo punto, scenderei in promozione e partirei dal girone A, sempre su Social Calcio 360, dove sono invariate le prime 3 posizioni, con in testa l'Atletico Vescovio, che per 3-1 supera il Città di Cerveteri, inseguito da Tolfa, che nel big match vede l'Aurora per 2-0 sulla Boreale, ora terza. Mentre per quanto riguarda il girone B, domenica d'incroci al vertice, al comando sempre la Sabina, che nel Remontada batte il Sant'Angelo Romano, ora quarto. Insegue la Valle del Tevere, non è una vittoria fiume, ma un importante 2-0 in casa della terza, la Rustica. Mentre per quanto riguarda il girone D, prima la Dinamo Colli, a cui basta la rete di Cardinali per battere il Calcio Sezze in uno dei big match. A 3 lunghezze la Bovillense, che rifila 5 dita all'Ermada, ferma in 7ª posizione. Terzo il Formia con il 4-2 sul Sant'Elia Fiume Rapido. Bene, grazie Matteo. Abbiamo visto, insomma, in eccellenza 7 squadre in 3 punti nel girone A, in promozione girone A Vescovio, che ha sorpassato la Boreale, poi invece nel girone D Dinamo Colli, che si sta giocando questo primo posto. Manca il girone C di promozione. Matteo, vediamo un po' la giornata. Subito, Dilettanti Falasche Rocca Priora 2-0, Football Club Garbatella Unipomezia Virtus 0-0, Lepanto Marino Casalotti 1-3, Monte Spaccato Cori 2-0, Pescatori Ostia Torbarancio 9-0, Sermoneta Vigili Urbani Roma 3-0, Team Nuova Florida Città di Ciampino 1-0, Torrenova Palocco 5-1, Visvelletri Cedia Lido dei Pini 0-0. Passiamo alla classifica, dove resta primo il Città di Ciampino a 63 punti, si avvicina al Sermoneta a 58, insegue la Lepanto Marino a 53 punti, meno 3 per il Cedia Lido dei Pini a 50, il Monte Spaccato scavalca il Cori, fermo a 48 punti, segue il Dilettanti Falasche a 44, ultimo il Tormarancio a 7. Allora, io mi affido totalmente a te, Daniele. Allora, innanzitutto un'altra caduta della Lepanto, un'altra caduta del Cori, ed è la seconda partita importante che Monte Spaccato vince negli scontri diretti, dopo successo con il Lido dei Pini, che tra l'altro ha strappato un punto importante con tanti assenti in un campo davvero difficile, e quindi si è rilanciata. Direi che però indubbiamente la notizia di giornata è questo capolavoro del Team Nuova Florida contro Città di Ciampino. Credo che in pochi lo potessero pronosticare, e con la rete di Temperini in avvio credo che sia la sintesi estrema di questo fenomeno di costume che è quasi Nuova Florida, ovvero una squadra che è capace di grandissime imprese, l'abbiamo raccontata dalla terza fino alla promozione, e continua a stupire. Chiedo a Cannata, che l'ha seguita tante volte questa squadra, se si aspettava questa vittoria contro la prima della classe. Ma no, no, ci si può aspettare un risultato simile, perché evidentemente anche il Città di Ciampino, con i punti di margine, forse con questa sconfitta, anche se sono ridotti dal secondo posto, ci può anche stare. Per cui non mi meraviglia questo risultato eclatante,
È un risultato che per la Nuova Florida si toglie. Vale quasi la salvezza. Quasi la salvezza, poi, perché poi vedremo un'altra del territorio, l'Unipomezzi, a 32 punti, per cui si allontana anche a 7 giornate dal termine. Penso che ormai non si verifichi quello che è successo la scorsa stagione con lo spareggio in casa che poi finì con la salvezza della Nuova Florida per mantenere questa categoria. Invece l'ha raggiunta il Palocco abbondantemente, non so se è matematica, ma di fatto è un'ottima seconda parte di campionato. Chiedo a Punta di Argottino, questa sconfitta un po' larga nel punteggio è figlia del pensiero alla Coppa? Io penso di sì. Penso di sì, anche perché ieri ho notato che parecchi giocatori mancavano. E poi io sono legato al Palocco in maniera molto affettiva e secondo me loro quest'anno hanno una buonissima squadra, forse potevano fare anche meglio. Il problema, se chiamiamo problema, è loro piace molto giocare. Questo 4-3-3 incredibile, tutto corsa. E riferita alla partita di mercoledì, ho notato che li hanno messi molto in difficoltà il Città di Ciampino, vedendo anche la parte economica, no? Che dicevamo prima. E sono contento per loro. È una società che a me piace molto, lo sanno tutti. E vedremo come andrà questa avventura in Coppa. Sì. Sicuramente sarà un ritorno di semifinale molto, molto importante. Gioca bene parte del Palocco anche Diltanti Falasche, che trova la quinta vittoria consecutiva contro il Rocca Priora. Vediamo proprio questo servizio, vittoria per 2-0 a cura di Filippo Flamini. Falasca è in posizione solida in classifica e vuol rendere indimenticabile la stagione. Il Rocca Priora invece si gioca il tutto per tutto per strappare punti salvezza. Arbitra Di Matteo di Roma 1. Padroni di casa che partono in quarta all'ottavo dopo il cross fa da torre Flamini per Farrugia e Maltenti salva letteralmente tutto. Il 10 ci riprova su punizione, respinge male il portiere ma Bonaccini si fa neutralizzare da ottima posizione. Gli ospiti rispondono solo al 21esimo con la punizione di Federici, nessun problema per Remiddi. Poi è costretta a uscire di piede Maltenti sul contropiede di Musilli. Poco dopo non allontana bene Santi ma Santin ci abbatta la conclusione, sfuma il possibile vantaggio. Neanche un minuto e botta ravvicinata di Musilli, si esalta Maltenti. Ma è Flamini a trovare il gol capolavoro, al volo su assist di Farrugia, 1-0. La gioia dell'attaccante per la rete che fa felici gli appassionati tifosi. La ripresa apre le danze Farrugia che cerca il jolly da calcio d'angolo. Il Rocca Priora si fa vivo solo al 60esimo, palla deliziosa in mezzo ma Zarditi svirgola il pallone della vita. È in vena di regali anche Musilli che si fa respingere la conclusione. L'azione prosegue, Farrugia serve Capitan Bonomo, tiro centrale. Nel Falasche ci prova ancora Musilli ma continua la maledizione dell'esterno. Rompe l'assedio solo Sgarra su punizione, per Remiddi è solo ordinaria amministrazione. E allora decide di fare sul serio Farrugia, colpo di grazia da parte della punta, 2-0. L'abbraccio con i compagni per la rete che mette una seria ipoteca sulla vittoria. Ultimo sussulto nel recupero, il palo sfiorato dal subentrato Pomponi. Ed è proprio tutto dal Villa Claudia di Anzio. Prestazione superlativa dei biancoverdi e non è ormai certo una novità. A rimetterci un Rocca Priora con poche idee e sempre più a rischio. Allora, grandi Falasche, 5 vittorie consecutive, 20 gol nelle ultime 5 gare. Mister Colucci, certamente è un momento magico per i Diltanti Falasche. Sì, indubbiamente, però io ti avevo già detto qualche settimana fa. Certo. Non è che non avevo dubbi, però insomma, diciamo che quando la squadra è rimessa bene fisicamente a livello di individualità, praticamente insomma, è messa bene, quindi voglio dire che Flamini, Farrugia davanti, dietro c'è Reccolani, insomma tutti i giocatori insomma, che hanno fatto categorie anche superiori come eccellenze Serie D, più anche in mezzo al campo, insomma i Bonomo, i Santin, poi davanti c'è due esterni che sono Musilli e
della Santa che fanno veramente la differenza. Musilli l'anno scorso faceva la Serie D con Lanzio Lavigno, che non è la Serie D Lanzio di quest'anno, certo. C'è una Serie D di metà classifica, quindi ha giocato quasi sempre titolare, quindi è un giocatore che fa la differenza. Le individualità ci sono, comunque la posizione è quella che ti avevo detto io. Infatti è stato un ottimo anche se devo dire che con queste squadre un po' in calo, io dico che le Falasche, diciamo, con queste ultime partite potrebbe anche ambire a salire ancora di più in classifica, perché insomma le distanze sono ravvicinate, quindi almeno a livello del Lido dei Pini ci potrebbe arrivare, anche se il Lido dei Pini mantiene comunque quella striscia positiva, insomma, dall'inizio dell'anno. In cosa è stato bravo Bindi, secondo lei, mister? Ma il mister non lo scopriamo noi, Falasche già ha fatto bene qualche anno fa. A parte dovunque è andato, anche a Borgoflora, a Belletria, ci ha sempre avuto, sempre fatto risultati. Lui innanzitutto è un grosso preparatore atletico. Quando c'ero io abbiamo avuto un problema in preparazione, perlomeno fino a metà settembre, così da questo punto di vista. Probabilmente lui l'ha messa bene fisicamente, dopodiché nell'individualità si uscite. Quindi voglio dire, lui ha esperienza, sa il fatto suo, insomma. Tra le individualità che sta mettendo in mostra la squadra, ovviamente parliamo di chi ha segnato questa domenica, quindi partiamo da Flamini, ma non tanto per il gol e per i gol che ha fatto in precedenza, anche per il lavoro difensivo che fa questo ragazzo, perché voglio dire, ha benzina in corpo. No, guarda che Valerio, sono quegli attaccanti che ogni allenatore vorrebbe avere, perché magari non è uno, a parte quest'anno è già arrivato, come detto, 14 reti, comunque difficilmente magari arriva a 20 reti in doppia cifra, però voglio dire, è uno che fa reparto da solo, è uno che insomma ti dà sempre il 110% durante la partita, è uno che nei calci d'angolo, nelle punizioni contro, va a prendere la palla, quindi un difensore aggiunto, le prende tutte lui di testa, quindi è uno che lo chiamano il tank, perché fa proprio e poi vicino c'è un altro Farrugia, insomma, non lo scopro io, fanno una coppia veramente, è una coppia ben assortita. Ben assortita, Carco in due. Se lui è arrivato a 14, Farrugia ha fatto il 15esimo, se non sbaglio, ha fatto, credo, non credo che ha fatto più di 15-16 partite Farrugia, quindi hanno fatto già in due 30 reti praticamente con uno dei due che ha fatto la metà delle partite. Quindi, Gabriele, scusa, sì. Approfittiamo del fatto che il mister è qui da noi, parliamo appunto del Falasche, si è concluso da poco, no? Diciamo, il suo rapporto con la Juniores del Falasche, se può spiegarci i motivi, soprattutto chiarirci se sia o meno una separazione consensuale con la società. No, vabbè, io Lido lo sai, so di casa, cioè, avuto, diciamo, ultimamente venivamo da un periodo positivo, da due vittorie di seguito, in quel periodo ci ho avuto un problema familiare, che non sto qui a dirlo, che probabilmente, diciamo, ha inciso, diciamo, un po' sul mio atteggiamento, forse non veramente con la testa negli allenamenti non c'ero forse più, quindi abbiamo preferito insieme, soprattutto dopo l'ultima partita, provandole le tutte, non c'era una reazione nella squadra, mancando sei partite, insomma, Juniores Slitta è un campionato importante, è il maggiore campionato che c'è a livello di tantissimo, quindi anzi forse è più importante della promozione stessa per certi versi. E quindi una società prima di perdere la categoria, insomma, ci pensa due volte. Quindi io pure, quando, diciamo, non stai bene mentalmente, un conto è giocare, che ti sfoghi giocando. Non fai allenatore, l'allenatore deve avere la testa, deve stare tranquillo, deve essere lucido, fare delle scelte, soprattutto in una situazione classifica del genere. Magari una situazione più tranquilla era diverso. E direi che comunque è una bella forma di maturità, no? Nel capire magari che era il momento giusto per interrompere e per non andare ad incrinare, no? Anche un rapporto. Sì, no, no, guarda, ti dico, è successo tutto nel momento che andavamo bene, abbiamo fatto un risultato importante a Artena, vincendo fuori casa, un scontro diretto, quindi lì c'era stata una svolta, abbiamo fatto un'altra vittoria, quindi però non me la so sentita lì per lì, perché pensavi che magari, che ne so, il calcio devo dare comunque una valvola di sfogo, un sorriso, la squadra vince, perché me devo... Adesso non mi sembra, invece forse tornando indietro sarebbe stato forse egoisticamente il momento più opportuno, uscivo da vincitore, era più semplice, no? Però sai che io sono un allenatore, noi qui alleniamo tutti per passione, andare via dopo un paio di vittorie così in un momento importante non mi è venuto semplice, insomma, quindi pensavo, insomma, ormai il più era fatto, invece forse era meglio quel periodo lì, insomma, già
insomma potevo capire prendere questa decisione, tutto qua. Chissà che poi magari in futuro le cose non si rimettono a posto, c'è sempre comunque una porta aperta, insomma. Sì, sicuramente poi mister Colucci, un grande condottiero, risolverà tutti i suoi problemi, recupererà tutte le energie che ha sempre avuto nel fare questo mestiere e passione, tutte e due le cose. In bocca al lupo al mister per il suo futuro. Ci fermiamo per un piccolissimo break e ritorniamo con la prima categoria fra poco. Bentornati a PCS, lo show del calcio dilettantistico. Vi ricordo che per essere seguiti dalle nostre telecamere e le vostre partite basta scrivere a info@pontinacalcioshow.com. Siete sempre voi i protagonisti, le superstar del nostro show. Come è stata questa settimana Alessandro Vona dell'Atletico Ardea? Ragazzi, delle immagini ne mostreremo dopo, ma qui, eccolo, come potete vedere, lo vediamo felice e raggiante su una Ferrari. Cari ragazzi, non è che si sta montando la testa? Vabbè, rispondete, non fate timore. Rispondono, Matteo. Non meriti risposta, forse. Vai, vai. Ah, rispondo io. Vabbè, montarsi la testa, terza categoria, è un parolone. Stipendiato non è, perché non è stipendiato. C'ha l'affetto della squadra che lo fa sentire importante e vediamo dove ci porterà. Poi dopo, se ci porterà dove diciamo noi, forse potrà montarsi e togliersi. Sì, però bisogna specificare una cosa, che non gliel'ho mica detto che gliela prestavo la Ferrari. Era la tua, era? Sì. Allora presto già ci, noi. Ci crediamo, vai. Domani è la norma dei voti, ma adesso. Dopo ne parliamo in privato. Per la tua Ferrari. Assolutamente. Non l'ho mai visto, però. Vabbè, lasciamo perdere, comunque è meglio che torno a parlare con la mia voce impostata e andiamo invece nei gironi di prima categoria, questa volta su pontinacalcioshow.com, partendo dal girone C, dove cade l'Anguillara contro il Saxa Flaminia, ma rimane prima, non ne approfitta la Pegaso, a secco dopo il 2-0 subito col Palombara, ora terzo. Mentre per quanto riguarda il girone D, sempre al comando il Tivoli, che fa suo il derby con le Stense per 1-0. Insegue l'Alberone con una vittoria preziosa come l'oro, 5-0 sul Pibe de Oro. Andiamo sul girone G, dove in testa il Frascati, che nel big match fa 2-0 con l'Atletico Morena, ferma in terza posizione. La Pro Roma, seconda, esce sconfitta dal match con la Roma ottava. Per concludere, per quanto riguarda il girone E, scala il Monte Olimpio in eroico Dragona, che batte la capolista 1-0 ed è terza assieme all'Aranova, sontuosa col poker a Roma Nord. Entrambe a meno 3 dall'Isola Sacra, sconfitta dal Morandi per 2-0. Voglio approfittarne per chiedere a Paolo Ergottino un giudizio su questa vittoria del Dragona sull'Olimpia. Beh, il Dragona sta mantenendo quello che di buono ha fatto fino a oggi e credo che lo porta anche a fine campionato. E, ieri ha fatto una grossa vittoria, gol di Colluccini, che è un giocatore che seguo, che ha giocato anche per me. La società è sempre rimasta invariata e io credo che il Dragona quest'anno possa fare benissimo, perché e può anche andare, diciamo, come minimo in Coppa Lazio. Allora, Matteo, manca il girone F, te lo sei dimenticato forse? Assolutamente no, tanto che lo vado a leggere in questo momento. Atletico Mainzizza, Fonte Meravigliosa 3-0, Città di Aprilia, Virtus Divino Amore 1-2, Real Colosseum Montello 0-0, Sporting Genzano, Sabotino 4-0, Torsa Lorenzo Indomita Pomezia 0-2, Torvaianica Airone Ardea 1-0, Virtus Nettuno, Real Velletri 2-1. Passiamo alla classifica, dove torna primo il Torvaianica a 48 punti insieme allo Sporting Genzano, che ha una partita in più. Segue il Real Colosseum a 47, quarta l'Indomita Pomezia a 43, chiude il Tor San Lorenzo a 9. Allora, apriamo il dibattito su questo girone, ma prima facciamo ordine con la rubrica proprio curata da te, Matteo. Focus sulla prima categoria. Nella domenica di metà marzo, la prima F regala pathos degno di una spy story da 007, tra inseguimenti, sorpassi e controsorpassi.
a cominciare dal Tor Vaianica, a cui basta il gol di Ciccolini. È 1-0 sull'Airone e torna in prima posizione con lo Sporting Genzano. Doppietta di Barbetta, Tetti e Marucci nel 4-0 sul Sabotino e quarta vittoria di fila per Pietro Paoli, che ha una gara in più. Il Colosseum fa 0-0 col Montello in casa, col rigore fallito da Feola, mentre con la doppietta di Fieni l'Indomita liquida il Tor San Lorenzo a meno 4 proprio da Bellei. In chiave salvezza, col Città di Pomezia a riposo, la Virtus Nettuno col 2-1 sul Velletri supera il Fonte Meravigliosa, sconfitto in trasferta dal Bain Sizza per 3-0, che a sua volta ora è a 26 punti con la Virtus Divino Amore, vittoriosa al Toscanini di Aprilia per 1-2. Bene, bravo il nostro Matteo Lupini con questo focus sulla prima categoria Girone F. Apriamo il dibattito, Daniele. Sì, c'è stato un contro sorpasso in questo girone col Tor Vaianica che appunto ha rivinto, ha vinto anche lo Sporting Genzano. Diciamo che in questa settimana c'è stato questo passo falso, questo piccolo passo falso in casa del Colosseum con il Montello. Ergottino ha seguito questa partita in tribuna, c'è stato il rigore fallito da Feola nel secondo tempo. Che partita è stata? A me è molto piaciuto il Montello, dico la sincera verità, specialmente nel primo tempo ha fatto la partita, giocate molto veloci, triangolazione veloci. Forse il Colosseum non ha iniziato la partita con il suo piglio. Tecnicamente la squadra è forte del Colosseum. Secondo tempo la partita è entrata, sono entrati con altro piglio, con quello giusto, e tant'è che hanno trovato subito questo calcio di rigore dopo 5 minuti che purtroppo Feola ha sbagliato. O meglio, errore di Feola, parata, ottima parata del portiere. Di Dal Benzi, che è stato straordinario in almeno sì, è stato, io a fine partita ho detto il Buffon, cioè Buffon, perché ha preso di tutto, anche se devo riconoscere che anche a fine partita il Montello con una grossa azione ha messo la palla sotto gli incroci e Blund ha fatto una strepitosa, una grande parata anche lui, parata, e non sì, è la prima volta. Invece in questa settimana il Tor Vaianica ha dato uno strappo decisivo. Allora non lo chiedo a Ergottino, perché avendo il figliolo che gioca nel Colosseum magari è leggermente di parte. Chiediamo a due super partes, appunto Cannata e Stazzi, questo Tor Vaianica con la rete di Ciccolini che ha deciso un'altra partita tra l'altro contro l'Airone, caro appunto a Stazzi, questa rete può essere decisiva, può essere una di quelle decisive per la vittoria del campionato? Beh, sicuramente il Tor Vaianica sta facendo bene, merito a Salotti che sta portando avanti questo gruppo dall'anno scorso. Comunque i ragazzi è una bella squadra, ottima squadra, io li conosco quasi tutti, ci hanno portato via anche Zanobbi se proprio vogliamo parlare di cuore, l'affondo all'Airone se vogliamo parlare di cuore. Però vabbè, è giusto, il Tor Vaianica sta facendo il suo campionato, è giusto così. Cannata? Comunque se la... No, sì, no, prego, dicevo, sicuramente porteranno avanti fino a fine campionato Tor Vaianica, Sporting Genzano e Colosseum. Anche se il Colosseum non penso che li lasci andare via tanto semplicemente. Sì. È un'ottima squadra. Sono tutte lì. Cannata, chi vince? Chi vince è difficile. Chi vince, si sente il fiato sul collo. Per cui se il Real Colosseum non fa risultato, c'è molto da recriminare. Possono essere, come dicevo col direttore, due punti fondamentali. Il Tor Vaianica, se non segnano le punte, segnano gli altri. Per cui è una squadra che non si può dire nulla. Il direttore Stazzi mi ha seguito. C'è solo da dire che il Sporting Genzano dovrà fare più punti, perché alla 29esima giornata riposa. Esatto, è l'unica lassù che ancora non ha riposato. Non ha riposato. Forse in questo momento, ne parlavo anche tempo fa con il presidente Maoloni, un pou parlé in tribuna,
ed è quello che è mancato al Colosseum contro il Torvagliani, che è la differenza, che è molto sottile, tra la Torvagliani, che ha Colosseum, Indomita, e io metto anche l'Indomita, certo, e lo Sporting Genzano, è il cinismo. Forse al Colosseum manca un po' di cinismo. A proposito di Indomita, l'abbiamo citato ieri, l'abbiamo citata ieri anche... c'è stato proprio di cinismo, di capacità di realizzare un'altra bella doppietta di Fieni. Sono questi i giocatori in un sistema comunque bello collaudato, efficace, offensivo, come quello appunto di Aiello, che fanno la differenza? Sì, io poi, a me, a parte che Fieni c'ha il cognome di mio suocero, quindi io non posso assolutamente andare, e per me è uno dei giocatori, forse è... Io lo vedo come punta centrale, Raffaele mi disse no, è più una seconda punta, un centrocampista avanzato. Per me Fieni è un grandissimo giocatore. In una squadra ideale io vedrei molto bene Fieni. È una cosa che pensano un po' tutti. Chiederei invece a Stazzi, Gabriele, se mi permetti, visto che parlavamo prima di Airone, questa magari non era la partita indicata, no, contro Torvaianica per fare punti, diciamo, salvezza. Ma vedendo anche la classifica, l'Airone deve cercare di fare che cosa? Attaccare ad esempio Città di Pomezia, Real Velleri, oppure preoccuparsi più che altro di allungare il distacco con Città di Aprilia per evitare magari i cosiddetti play-out? Cioè, in che modo bisogna pensarla? Ma sicuramente presumo che Andrea Salciccia li sta facendo spingere per prendere tutti i punti possibili e immaginabili. Penso quello sia la cosa primaria. Non è vero che l'Aeronardea non poteva battere Torvagliani, nel senso, ha dimostrato anche contro l'Indomita di non farsi mette paura. Anche l'anno scorso abbiamo fatto delle bellissime partite e penso che quest'anno la squadra sia migliore di quella dell'anno scorso. Forse è stato un po' amalgamato male il gruppo, sta uscendo adesso fuori, però Salsiccia sta facendo veramente bene. Io sento ancora i ragazzi, vedo il gruppo, vedo che vanno. Io penso che devono assolutamente cercare di agguantare tutti i punti possibili per levarsi, insomma, da una zona scomoda. Però io li sento, so che comunque l'impegno c'è. Quindi settimana, la società, settimana, certo, agguantare sia, più punti possibili. Poi magari anche il fatto di avere il Città di Pomezia subito lì davanti, penso che è uno stimolo maggiore. Uno stimolo, il derby del Maniscalco. Il derby del Maniscalco penso che sia ancora più... Se lo ricorda, è stato veramente dall'anno scorso. Sì. Un grandissimo girone, questo girone F di prima. Passiamo però adesso alla seconda. Vai Matteo, da cosa partiamo? Partiamo dal giro... Prendi una caramella per la gola, dai. Assolutamente sono la sprovvista. No. Già che ci sei, potrei prendere il panino con la mortadella, ma assolutamente no. Devo fare professionale. Iniziamo col girone H di seconda categoria. Arcefo Sport Club Dacica 4-0. Clembo fa l'Atletico Garbatella 0-1. Lanovio Campoleone Grotta Ferrata 1-0. Pro Appio Centro Sportivo Primavera 2-2. Real Cava Frattocchi e Sporting Velletri 1-0. Real Calcio Euro Academy Calcio Roma 1-0. Real Centocelle Esercito Calcio Roma 6-2. Virtus Albano Sporting Torbella Monaca 0-4. Passiamo alla classifica che vede primo Real Cava Frattocchi a 51 punti, inseguono Sporting Torbella Monaca e Arcefo a 49, quarto l'Atletico Garbatella a 43, ultimo l'Academy Calcio Roma a 2. Grazie Matteo. Allora, subito spazio alle immagini. Vediamo la partita, la vittoria dello Sporting Torbella Monaca in casa della Virtus Albano, servizio di Alessandro Scoppetti. Crocevia importante il comunale di Pavona per la stagione di entrambe le compagini, la Virtus Albano per rialzare la testa e il Torbella Monaca per inseguire il sogno promozione. Il primo quarto d'ora è avaro di emozioni, ma il primo squillo del match è di quelli buoni. Punizione dalla sinistra, palla in mezzo e stacco imperioso di Capitan Cesari che non lascia scampo al portiere. Vantaggio Torbella Monaca. La risposta castellana arriva 3 minuti dopo. La punizione di Massara è velenosa e Magretti è costretto a rifugiarsi in corner. Dall'angolo che ne segue, Sanetti va di testa, ma il suo tentativo è debole. Al 20° il raddoppio, Dormita Colossale di Spurio ne approfitta Giusto, che a tu per tu con il portiere non fallisce e gonfia la rete. 2-0 Torbella Monaca e siamo solo al 20°. Massara è l'unico a provare a dare la scossa e ancora da piazzato impegna Magretti, che risponde presente. Ma la sagra degli errori continua e 10 minuti dopo è ancora uno scatenato Giusto ad approfittare di una difesa dormiente e servire Valentino, il quale insacca splendidamente con il destro, calando il tris d'assi romano. L'ultimo squillo del primo tempo è ad opera di Ravanesi, che calcia fuori sugli sviluppi di un corner.
La ripresa è solo una formalità per i ragazzi di Mister Fiaschetti, che al sesto minuto cercano il quarto gol con una conclusione di Valentino, ma termina al lato. Non ancora sazio, il Torbella Monaca sfiora clamorosamente la marcatura all'undicesimo. Cesari ruba palla a Fasano e serve Taglieri, che salta il portiere ma spedisce il pallone al lato. Al quarto d'ora ci riprova Capitan Cesari, staccando di testa sugli sviluppi di un corner, ma fallisce anche lui. Non è decisamente giornata per la Virtus e al 28esimo ne abbiamo pienamente la prova. Punizione dalla destra, Mancini respinge con i pugni, colpendo Spurio e sulla deviazione la palla finisce in rete. È il poker del Torbella Monaca. Tammaro è l'ultimo ad arrendersi e alle porte del recupero prova ad alleggerire il passivo, ma non trova lo specchio della porta. È l'ultima emozione del match, stravince il Torbella Monaca e si porta a 49 punti, meno 2 dalla vetta. Mentre si lecca le ferite la Virtus Albano, le cui assenze sono solo una parziale giustificazione, visti gli orrori difensivi. Allora, una vittoria schiacciante, eloquente, lo Sporting Torbella Monaca. Ne parliamo in collegamento telefonico con l'allenatore del Torbella Monaca, Fabrizio Fiaschetti. Pronto? Pronto, buonasera. Pronto, buonasera mister, benvenuto a PCS. Grazie, grazie, vi seguo sempre la trasmissione. Ci fa molto piacere. Sì, ci fa molto piacere. Dimmi. Allora mister, dimmi. Una vittoria direi eloquente, insomma, schiacciante, 4-0. È vero che la Virtus Albano aveva diversi assenti, ci sono stati alcuni errori tecnici, ma bisogna anche indurre l'avversario a fare questi errori con una prova davvero convincente. Sì, sì, avevamo una partita molto difficile, anche perché eravamo rimasti rimaneggiati l'altro sabato qui a casa con l'Arce e avevamo un po' di problemi, però quelli che ho mandato in campo hanno risposto alla grande, facendo una prestazione veramente di grande spessore. Mister, siete stati primi in classifica, diciamo, a braccetto in questo trio fantastico del vostro girone con Arcefo e Real Cavafrattocchi. Adesso siete comunque a 2 punti, vincete fuori casa 4-0, sarà una lotta fino alla fine? Sì, sì, è una lotta fino alla fine, ci saranno ancora gli scontri diretti da giocare, penso che si deciderà lì. Il sabato giochiamo a casa, poi la prossima domenica c'è lo scontro a Frattocchi al campo del Santa Maria delle Mole. Sarà una bellissima partita e noi ci faremo trovare pronti. Allora, visto, è difficile, diciamo, scegliere un protagonista quando si vince 4-0, però il nome io lo faccio, giusto. Direi una partita fantastica del suo attaccante. Sì, sì, è stato chiamato, ha fatto 10 giornate di squalifica e l'ho messo in campo perché aveva un po' di rabbia e ha fatto una gara veramente positiva. Così, ma tutti quanti, quando li chiamo in causa, sono tutti positivi. Vorrei scordare il campionato di Cesari, il capitano, che è veramente straordinario, ma tutti in particolare, tutti. Allora, dicevamo appunto della difficoltà del girone. Lei si è fatto un'idea, qual è l'avversario da battere? Ovviamente in questo momento voi siete a 2 punti, dovete inseguire il Frattocchi. Il Frattocchi è la squadra più forte, l'Arcefo, o siete voi magari? No, la squadra più forte siamo noi. Io parlo per me, la squadra più forte siamo noi. E penso che alla fine il campionato lo vinciamo noi. Perfetto, anche almeno... se loro sono due buone squadre, però noi non siamo più forti. Di solito si getta sempre acqua sul fuoco, diciamo, per una volta all'allenatore che si prende la responsabilità di dire vogliamo vincere, siamo lì. Pronti e forti per vincere. Allora, in bocca al lupo per il proseguo del campionato, mister, l'aspettiamo qui. Grazie. Prossimamente in studio. Io vi faccio tanti auguri, vi seguo sempre, sono 3 anni, poi mi portate fortuna, lo sai. No? Ci fa piacere, grazie mille per i complimenti, mister, e ancora in bocca al lupo. Siete una grande trasmissione comunque. Grazie, trasmissione. Finalmente qualcuno che ci loda. Va bene. Grazie di tutto. Buona serata, mister. Grazie. Arrivederci, buona serata. Allora, nonostante Lupini riceviamo complimenti, Daniele. E diciamo che il motivo è proprio perché non c'era Lupini al campo. No, non è vero, anche Lupini è una grossa fetta del successo di questa trasmissione. Sì, vai grossa. Matteo. Sì, ma non ho capito, perché gli insulti mi becco tutti io. Non lo so. A proposito, colgo l'occasione perché c'ho un mio amico che mi sta tartassando da giorni, mi dice: "A Lupi, fai vedere i capelli dei Migani." Traduco. Ah, siamo sicuri? Amici dell'Atletico. Sì, vi voglio mostrare queste foto, come potete vedere dal mio monitor. Andiamo a letto i bambini. No. Guardate la bellezza di quest'uomo, eccolo. Ora, io non voglio commentare, ragazzi, cosa ne pensate di questa capigliatura?
Abbiate il coraggio delle vostre guarda, azioni. Guarda, fanno a gara, ognuno vuole dire qualcosa su queste sì, capigliature. Sinceramente c'è poco da dire. Non l'avevo vista, è una cosa fantastica. Preferiva non vederle, forse. È una cosa fantastica. Infatti, non si può dire. C'ha le sue fonti, Matteo, dai. Comunque complimenti a Migani, anche perché mo adesso ha un look total rinnovato a meno male rispetto. Sì, però con questi capelli Migani non si merita la tribuna Vita Natural Durante. Assolutamente sì, ma assolutamente sì. Io poi vorrei aggiungere che abbiamo appena ricevuto dei complimenti e Matteo cosa fa? Ci mostra questa fantastica capigliatura di Migani, tutto rispetto, insomma. Bellissimo. Beh, perché facciamo divertire. Ecco. Inizia con la lettera D come il girone di seconda. Di cui vado a vedere i risultati attraverso bottiracalcioshow.com, dove al comando il Real Bracciano che non va oltre l'1-1 col Pian Due Torri e condivide il vertice col Prima Valle che per 3-0 batte l'Atletico Ostiense, mentre per quanto riguarda il girone G, primo l'Atletico Monteporzio reduce dal 2-1 con la Vis Roma Nova che allunga a più 4 il suo vantaggio sulla Gioc Cocciano Frascati dopo il 2-2 della trasferta col Giardinetti. Oh, allora, mentre Matteo Lupini va dal parrucchiere, so che state aspettando altri gironi di seconda. Piccolissimo break, ritorniamo subito, a fra poco. Bentornati, vediamo subito se Matteo Lupini ha cambiato look, pettinatura, vediamo un po', no, sempre uguale, non so se è un bene o un male questo. Tanto sempre brutto sono. Non è vero Matteo, hai tante ammiratrici, anzi salutiamo la nostra Giada che è a casa, non poteva essere con noi per ragioni di studio, chissà se c'entra col fatto che Matteo Lupini non cambia look, chissà. Andiamo avanti, Matteo, con gli altri gironi di seconda. Sempre colpa mia. Campo Verde, Amatoriale Bassiano 1-0. Doganella Rocca Secca dei Volsci 0-4. Faiti Nuovo Cos Latina 3-0. Giulianello Atletico Cisterna 0-1. Lasetina Norma 2-2. Non so se appare la grafica, poco importa. Polisportiva Carso, Nuovo Latina Esonzo 1-1. Santissime Tre Paolo Samagor 0-2. Virtus Campo di Carne, Arclima, Creda Rossa Nettuno 1-2. Passiamo alla classifica che vede il Campo Verde solo in testa con 55, scavalcando l'Amatoriale Bassiano fermo a 54 punti. Terza la Samagor a 52, segue l'Arclima Creta Rossa Nettuno a 43. Fanalino di coda il nuovo Cos Latina a 4 punti. Bene, allora Daniele, cosa possiamo sottolineare? Allora, sottolineiamo innanzitutto che torna la vittoria l'Arclima, anche se diciamo allo scadere con il solito Bruschini. Recentemente c'è stata questa sorta di chiamata alle armi, no, della dirigenza, e chissà che non sia avvenuto, anche se con ritardo, perché se non ci pensava Bruschini allo scadere, chissà. Diciamo che però la copertina di questa giornata la prende chiaramente il Campoverde, che è capolista, un punto in più sul Bassiano proprio grazie allo sconto diretto. La sblocca la decide Rubino, un gol prezioso come un diamante, mi verrebbe da dire. Tra l'altro Campoverde con inferiorità numerica porta a casa 3 punti fondamentali. Mister Colucci, che conosce quel girone, quella piazza, quanto è importante in questa fase vincere uno sconto diretto lassù? Beh, potrebbe essere decisivo, mi permetto di dire, perché insomma sia Campoverde che Bassiano hanno una squadra attrezzata per vincere il campionato, che ne so, partire con quell'obiettivo. A 5-6 giorni alla fine vinci uno sconto diretto, credo che ti dà insomma, un buon viatico per finire con tutte vittorie, perché insomma poi dalla parte, insomma, l'Arclima Creta Rossa e Nuova Latina Esonzo, insomma da lì in poi c'è il divario, insomma, abbastanza alto, quindi a meno che adesso non conosco il calendario del Campoverde e del Bassiano, però se più o meno affrontano le squadre soprattutto la seconda parte della classifica in giù, probabilmente questo è stato uno sconto diretto decisivo. Lei conosce anche molto bene Galassi, no? Il tecnico del Bassiano, ma tra le due, considerato che appunto si potrebbe sempre inserire la Sama, alla fine sono 3 punti, c'è quella vera e propria favorita oppure sarà tutto in bilico fino alla fine? Come dice Canata, tutto aperto? Beh, secondo me
Beh, innanzitutto mancano ancora, a mio parere, 7 partite, quindi sicuramente è ancora aperto, non è perché hanno vinto lo scontro diretto e fine del campionato, un punto solo non è nulla, eppure tra l'altro anche la Samacore 3 punti, comunque c'era una grossa squadra anche la Samacore, quindi secondo me fino all'ultimo se la giocano. È chiaro che insomma, le prime due le vedo leggermente favorite perché sono state costruite per vincere il campionato, hanno speso pure abbastanza, soprattutto il Bassiano più che il Campoverde, perché Campoverde c'ha giocatori di zona, quindi non credo che, conoscendo pure il presidente che è un ex mio, non credo che ha speso tutti questi soldi, però, però dico, cioè, annovera insomma giocatori delle categorie superiori che hanno giocato Falasche, Netturo, insomma, in quella zona lì. Però insomma non credo che ha speso tanto. Bassiano invece secondo me ha speso parecchio, conoscendo qualche personaggio della Latina. E poi insomma conoscendo anche il mister che insomma ha preso la squadra credo all'inizio del girone di ritorno, se non mi sbaglio, corsa, poco sì. Prima, in corsa. E quindi sicuramente lui ha contribuito anche per la campagna qui di rinforzamento insomma a dicembre. Vedremo, vedremo come andrà. Eh sì, sicuramente è stata una domenica spartiacque, non solo in questo girone, lo abbiamo visto dall'Eccellenza in giù, tanti avvicendamenti proprio in testa alla classifica. Vediamo invece cosa è successo in terza categoria con Matteo. Vai Matteo. Con il girone A di Latina, Atletico Ardea, Real Maenza 3-0, Borgo Santa Maria Prosedi 3-0, Fanciulla Danze Nuova Circe 4-0, La Rocca Virtus Cisterna 2-0, Monte Giordano Enea Pomezia 1-0, Real Marconi Anzio Sama Latina 1-2. Passiamo rapidamente alla classifica che vede primo lo Sporting Nettuno a 33, meno 1 il Monte Giordano insieme alla Fanciulla d'Anzio a 32, l'Atletico Ardea sale a 27, chiude il Real Marconi Anzio a 4. Daniele. Allora, mi rivolgo proprio a Roberto Stazzi, tre squadre lassù, lo Sporting, la Fanciulla che ha fatto 4 reti, quindi una bella prestazione, e poi Monte Giordano che ha vinto il derby con l'Enea, ha segnato tra l'altro Roberto Arena il gol 249, gliene manca uno all'ennesimo record. Allora, se parla di record, insomma. Allora, visto che sono tutte e tre lassù, c'è la sua preferita, la sua candidata, o magari chissà, alla fine vi inserite voi. Ma certo, c'è l'Atletico Ardea. A 6 punti della prima non mi mette paura nessuno. E non penso manco ai ragazzi. Ci dobbiamo recriminare a noi, non sta lì su, perché abbiamo lasciato punti a terra importantissimi. Sinceramente, guardando la sua classifica, lo Sporting Nettuno, finito il girone d'andata, è ripartito il girone di ritorno. L'unica due squadre che sinceramente mi hanno messo, tra virgolette, paura. Tra virgolette. Sporting Nettuno e Maenza. Il Maenza, abbiamo visto come. Il Maenza, purtroppo, è deceduto sul campo dell'Atletico Ardea domenica. Ovviamente, sportivamente ci mancherebbe. Sono marito, spalle. Sì. Ho fatto tantissimi complimenti al mister, perché comunque già mi era piaciuto all'andata il Maenza. Anche se pure lì, in 10 uomini per 80 minuti, 0-0 a casa loro, siamo andati bene. Però Nettuno e Maenza, a me sinceramente, mi hanno impressionato. E vediamo se questa vittoria dell'Atletico Ardea possa stravolgere un po' tutto, no Gabriele? Allora andiamo a vedere questa partita, questa vittoria per 3-0 dell'Atletico Ardea proprio con il Real Maenza, al servizio è di Daniele Silvestri. Vona e ancora Vona. È lui il protagonista del successo dell'Atletico Ardea sul Real Maenza nel big match di terza. Uno scatenato soddisfatto Benedetti si gode la tripletta che il suo top player inaugura al 12° di un primo tempo nel quale ruba la scena anche in interdizione e vestendosi da assist man. Una prova? Il lob fantastico con cui lancia Centini in campo aperto costringendo Neone all'uscita in extremis. Poco Real il Maenza, se non nel guizzo in mezzo a due di Compagnone che libera il mancino, ma Cassandra blocca. E prima del time out, con l'invenzione di Ranellucci in verticale, ma per l'arbitro è offside e la chance del pari sfuma. Nella ripresa l'Atletico gestisce e soffre solo in un caso il quarto, filtrante profondo, Mangolini e Palladini si contrastano, poi il 7 calcia ed è fuori di un niente. Col sinistro colorito pesca poi fortuitamente Marzi, ma è ancora fuori gioco.
Gioco fermo anche dall'altro lato. Sul lancio profondo per l'arbitro c'è irregolarità di Centini che protesta vivace. Però poco dopo Vona ruba palla a Zolin e galoppa sulla tre quarti mancina. Centini è solo al centro, ma Vona punta e dribbla il tackle e defilato e chirurgico la piazza col mancino a fil di palo. Eurogol di Vona, che in assolo da centrocampo si trasforma in un Messi ardeatino, classe pura e abbracci per il bis. E predominio vero, sulla sciabolata profonda spizzata la palla arriva a De Angelis per l'esterno, ma è Sbilenko. E a 10 dal sipario, sul campanile, Vaccaro apre poi a memoria tutto a destra e a palla scoperta vola come una scheggia Venditti. In un 3 contro 1, poi calcia a miracolo del portiere ancora Vona, sulla respinta porta sguarnita, fa 3-0 come un falco. E la tripletta della star, che poi ringrazia il compagno, mentre il Maenza chiede il fuorigioco. C'è solo il tempo per l'espulsione di Albarelli per blasfemia e per la super parata di Cassandra su Iannarelli. Mette in corner e strappa applausi come tutto l'Atletico, perché finisce qui, seconda vittoria di fila per Benedetti, 7 punti in 3 gare e dopo il gol al 95esimo contro il Prosedi, Vona fa hat-trick. La tripletta di Vona. Grande vittoria della Trigoardia, Daniele. Sì, chiaramente Vona l'ha timbrata, ma è stato davvero un Atletico Guardia sontuoso. Una prova da big, a cospetto di una big, alla fine doveva essere una sorta di prova del 9, l'ha decisa un po' un 10. Però io ripeto quello che ho detto anche nel post partita, parlando un po' anche con il mister, con tutti voi, davvero una grande prova, una laurea pienamente riconosciuta all'Atletico Guardia. Ma io, come ho detto prima, noi abbiamo perso punti importanti tipo contro il Borgo Santa Maria, non si possono legare a 2 punti sul campo nostro al Borgo Santa Maria, sennò staremmo lì sopra anche noi. Il derby dell'Enea io ancora non lo mando giù, se può perdere una partita al 97esimo su rigore. E comunque sia, la partita peggio del campionato, se la devo andare a analizzare, è stata la Rocca, perché 1-0 al 93esimo con la tribuna che insulta l'arbitro che ha paura e 4 minuti di recupero ti dà 2 punizioni al limite all'area, un rigore per farti perdere 2-1. Quella è stata la partita più amara del campionato, almeno fino adesso. Invece, tornando a quella di ieri, di sabato, chiaramente Vona è il protagonista, prende le copertine, 3 gol, adesso parleremo anche con lui, con tutti i ragazzi. Sì. Voi siete stati bravissimi nell'andarlo a prendere, quindi quanta soddisfazione c'è? Beh, vabbè, Vona non è più che acquisto, non è un acquisto. Alessandro è parte integrante della società. Un pezzo della società è sua, lui scende da una categoria non superiore, cioè scende dall'eccellenza, quindi diciamo problemi lavorativi l'hanno fatto fermare per questi 3 mesi, lui conosce perfettamente tutta la squadra perché sono tantissimi ragazzi di Ardia che lui conosce e per scuola e per aver giocato nelle giovanili, sti 3 mesi si doveva soltanto allenare per ripartire poi il prossimo campionato sicuramente in eccellenza, però facendo parte della società i ragazzi, tutti amici, l'hanno invogliato e ha detto vabbè, sti 3 mesi do una mano alla mia società, perché giustamente lui è parte integrante. Allora, sentiamolo il Messi ardeatino. Certamente una cosa avere in società Lupini, una cosa avere Vona, certo. Magari scende in campo. Possiamo mettere Lupini a fianco, magari riusciamo a fare qualcosa di più. Com'è questo percorso con l'Atletico? Il percorso fino adesso è fantastico, anche perché sono arrivato qui con l'obiettivo di arrivare più alti possibili, invece ad oggi ci troviamo lì in alto a lottare per il campionato. Io, come gli avevo detto a Roberto, ho voglia di salire comunque di categoria, andare in seconda, e quindi cercheremo io e i ragazzi di fare il meglio possibile da qui fino alla fine del campionato. Poi certo è difficile, perché ci sono davanti squadre come Montegiordano, come Maenza, come Sporting Nettuno, che sono molto ben attrezzate. No, Sporting Nettuno no. Scusami. Sì, Sporting Nettuno. E quindi dipende solo da noi. Se giochiamo tutte le partite come sabato, secondo me non ci sono proprio problemi, anche perché l'abbiamo proprio devastati, cioè abbiamo, non so, fatto male. L'abbiamo carico, disintegrati. Molto carico questo quindi... Vona. Poi se fa gol come il secondo, direi che c'è poco da discutere. Io invece chiederei a Stazzi, sì, un giudizio su mister Benedetti,
molto spesso ospite qui da noi. Allora, è stata un'altra delle scelte positive, no? Del percorso del neonato Atletico Ardea, subentrato, ha dato subito un'impronta alla squadra, anche qui c'è, immagino, grande soddisfazione da parte sua. Beh sì, sicuramente con Benedetti si parlava già in estate, quando comunque c'era questo progetto che prendeva sempre più piede. Noi ci eravamo già conosciuti l'anno scorso, comunque io stando nell'Airone ci eravamo incontrati anche qui in trasmissione, poi ci siamo incontrati a PCS Summer più volte, lui mi domandava, c'era questo progetto che già prendeva piede piano piano, poi dopo lui firmò con il Tor San Lorenzo. Quindi lui partì con il Tor San Lorenzo fino a poi alle sue vicissitudini ultime. Noi non era quella la scelta, nel senso che lui partì di là e noi l'accordo era con Marco Di Venosa all'inizio. Uh-huh. Partivamo con Marco, ragazzo giovane, ragazzo di qualità, e pensavamo di portare avanti questo gruppo che nasceva da nulla, giocatori fermi da anni e comunque qualche ragazzo recuperato da altre società, qualche prestito. All'ultimo ovviamente c'è stato questo andarivieni, perché in oria della sorte Marco è andato a fare il secondo bottone a Tor San Lorenzo e noi ci siamo trovati all'ultimo minuto senza mister e abbiamo cominciato con Raffaelli, poi dopo per vicissitudini interne, diciamo poco chiarimento tra società e mister, abbiamo abbandonato la prima opzione e ci siamo poi ritrovati con Benedetti, perché comunque lui sapeva che noi eravamo rimasti senza mister, lui ha andò via dal Tor San Lorenzo, ci siamo trovati e da lì è partito tutto. Ed è un bel matrimonio che funziona. Chiedere ai ragazzi, magari a De Angelis, così, uno a caso, che cosa vi chiede in particolare durante la settimana? Benedetti, che è un po' uno stacanovista, pensa soltanto e sempre alla partita. Tanta corsa, tanto fondo, e comunque lui predilige tanto di giocare verticale, verticalizzazione a non finire, e comunque sia con il modulo poi, diciamo tra virgolette, spregiudicato che lui adopera col 4-3-3 Zemaniano pretende appunto di giocare molto in verticale, e durante l'allenamento in settimana ci fa correre tanto, anche perché vuole appunto tanta intensità. Vediamo un po' gli episodi anche di questa partita. Sì. C'è stata un po' di qualche contestazione. C'è stato qualche episodio al di là, diciamo, della vittoria, che comunque netta, al di là degli episodi. Questa qui è un'occasione per il Maenza che ha protestato per un fuorigioco. Voi come l'avete vista? Eravamo. Se vede, guarda, se vede la linea. Guarda, io poi ero espulso, quindi stavo fuori. Stavo fuori almeno di 2 metri. Eravamo comunque sull'1-0. Perché ero sul lato io, quindi si vedeva bene. Io ero laterale, sotto al lampione. Stavo, ragazzo, stavo fuori di un paio di metri almeno. Tutti d'accordo? Sì. Anche in prospettiva si vede il giocatore che è più piccolo rispetto all'ultimo nostro. Mister Loro non era d'accordo. Vabbè, insomma, Mister Loro non era d'accordo. Poi c'è stato un altro episodio, Gabriele. Allora, qui poteva essere, se non erro, il raddoppio, lo vediamo, viene fischiato un'irregolarità. Non credo che abbia fischiato fuori gioco, ma questa trattenuta di Centini, giusto? Ma ho interpretato bene? Io ti dico la verità, io stavo paro, dritto per dritto alla palla, Manuel non l'ha toccato, non l'ha neanche sfiorato. No, perché qui si poteva andare comunque in 2-1, ma questo era il terzo gol, prima che poi lo facessero, come? Il secondo, mi sa questo. Sì, stavamo 1-0 per noi. Sì. Poi c'è stato invece un altro episodio in occasione del terzo gol di Ivona, nel quale appunto il Maenza ha chiesto il fuorigioco. Su questo lungo lancio parte tutta l'azione con appunto Venditti che galoppa sulla fascia, poi calcia. Nel momento in cui calcia, fuorigioco? Fermo. Guarda che sta avanti. Stanno in linea. Io questo io non ricordo. Difficile, no, sta avanti a 37 centimetri, mi pare. All'incirca più o meno, quasi li ha contati. Ovviamente per l'Ardia tutto perfetto, insomma. Sentiamo un po' gli altri ospiti come hanno visti, in particolare quest'ultimo. Partiamo da Colucci. Hanno detto loro, non mi pare fuori gioco, se vede che sta la sì, non fate pressione, però no, ma non mi sembra che sia fuori gioco. Quindi, come insomma, siamo? La posizione è regolare. Sì, sì, Sgottino, dello stesso parere.
Per me non ci sono dubbi, non è fuori gioco, né questo né il fallo di prima era un fallo. Cannata. Ma mi associo ai miei predecessori con la regolare. Robertino. Niente, volevo farmi litigare, litigare no, con gli altri ospiti, no, non ci sono riuscito. È troppo netto. In ogni caso, eravamo già 2-0, eravamo nel finale, l'Atletico aveva comunque costruito altre palle gol, una sprecata clamorosamente da De Angelis. È stata la più clamorosa, la mia, però. 2-3 di siciliano. Sì. La mia è stata bella clamorosa, però va bene. Che ti ha detto il mister dopo? Niente. 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 Perché avevo vinto 3-0. Perché stavo uno pari. Hai capito perché la faccio parte del con il microfono? Che mi ricorda... Mi ricorda una famosa battuta di Mazzone con Carboni, se non mi sbaglio. Quanti qua hai fatto? E allora dove vai? Allora, ci fermiamo per l'ultimo piccolissimo break. Restate con noi per tante altre cose da vedere. A fra poco. Allora, io aspetta. Io faccio, come faccio, facciamo con la squadra? Io faccio il primo pezzo e tu mi segui. Poi li faccio, poi io segui. Sono due stornelli e poi l'Atletico è forte e vincerà. Capito? Che cazzo è? È quella della squadra. Io non la so. E lei ha detto un basta che mi segui a me quello che dico io. Ci sei? Ok. Allora, partiamo con l'inno dell'Atletico Guardia. Noi siamo un gruppo unito, tosto e combattivo. Che devo dire? Devi ripetere quello che dico io. Come la squadra mi segue, mi devi seguire anche te, Lumini. Okay. Cerca di far parte di questo okay. Atletico. Okay. Bentornati, allora subito da Matteo Lupini per le novità dal web. Vai, ecco, Matteo. Prima vorrei fare una ramanzina a Mister Colucci, a John Anthony Colucci. Che è successo? Perché abbiamo parlato della conclusione della sua avventura al Falaschi e sono rimasto basito da quando ha abbandonato la nave il comandante Schettino. Volevo dire... No, Matteo! Il comandante Colucci. No, un momento. Telefonata questa. Sì. Boni, c'è un motivo. Perché io e lui abbiamo comprato una barca a vela con cui dovremo girare Ponza. Il bello è che abbiamo dato insieme pure il nome. Infatti, se possiamo vedere dall'immagine, l'abbiamo chiamata... Titanic. Sei tu quella cosa. Sì, purtroppo sono io. Ecco, John, perché? Non è che mi abbandonerai sulla nave in poppa. Certo, però, se ci sei tu su quella barchetta, voglio abbandonarla. Si affonda proprio. Grazie, che mi fa pesare che sono grasso. Guardi che sono disposto a retarguilla. Vado a bordo, caspiterina, Vabbè, lascia perdere Colucci che anzi è stato bravo a fare questo passo indietro insomma con i dilettanti Falaschi proprio perché sentiva di non avere le energie necessarie al gruppo, quindi direi solo complimenti per il mister al di là delle battute di Matteo. Però certe cose comunque bisogna parlarne chiaro e visto che abbiamo Salvatore Cannata vorrei approfittarne perché è appena uscito la versione 2015 del suo best seller, infatti potete vedere dal mio monitor, eccolo qua, parliamoci chiaro. Quest'anno, signor Cannata, di cosa vogliamo parlare chiaro? La bomba adesso arriva chiaro. Di Cannata. Sì, chiarissimo, cristallino. Ma riguardante al calcio, qualsiasi al calcio cosa. Regionale, al calcio territoriale, non so, io non... Signor Cannata, lei ha carta bianca, anche perché su quella ci abbiamo scritto il libro. Parliamoci chiaro di ridurre i campionati. Poi parliamoci chiaro, alcune strutture calcistiche, ne parlavamo prima con Stazzi, sono fatiscenti, per cui i sindaci... di questi due comuni, Ardia e Pomezia, si guardassero in faccia, perché se guardiamo le strutture fanno ridere. E a cominciare a Comunale, che necessita delle comunali di Pomezia, ma anche a sé poi anche di Ardia, cioè una cosa. Cioè qui le società o i volontari delle società, i ragazzi ci devono mettere le mani. Per cui parlamici chiaro. Appunto. C'è più di chiarezza di questo che cosa dovrei dire in sostanza. È un monitor ai sindaci, cioè le strutture servono perché anche per è un diversivo oggi diciamo nella
fra i giovani, purtroppo anche il calcio purtroppo è il primo sport, però se i comuni beccano i soldi da questa società e anche fare la manutenzione sarebbe anche una cosa giusta. Insomma, degli spunti molto interessanti da parte di Salvatore Cannata. Il libro ovviamente è uno scherzo, però prossimamente a PCS cercheremo di affrontare questi argomenti spinosi, ma comunque interessanti ed importanti. Continuiamo, Matteo, cosa avevi in serbo? Beh, per io noi? A questo punto parlerei chiaro del calcio a 5 e partirei dalla serie C1 andando sul nostro sito pontinacalcioshow.com con la capitolina Marconi sempre al comando e 5-1 in trasferta con l'Anni Nuovi. Insegue la Virtus Palombara a tre lunghezze a riposo dopo il ritiro del Minturno. Mentre per quanto riguarda la Serie C2 in testa della Gymnastic Studio, grazie al 5-2 sul Real Podgora, secondo l'Atletico Anzio Lavigno, reduce dal 3-0 sullo Sport Country Club, il Kids scivola in penultima posizione dopo il derby col Penta Pomezia. E proprio dal derby ripartiamo, vedendo le immagini di questa partita sentitissima. Il Penta Pomezia vince 5-1 contro il Kids Pomezia. Ecco il servizio. Sfida sentita in Serie C2 al Laurentum Kids Pomezia Penta Pomezia. Vuoi perché è un derby, vuoi perché gli ex che scendono in campo sono recentissimi, questa non è una partita come tutte le altre. E a proposito di ex, uno su tutti, Valerio Margani, ci mette 6 minuti a far piangere i suoi vecchi compagni. L'assist è di Galasso, Penta in vantaggio. Il Kids risponde con una buona azione, ci prova Ingenito, il suo sinistro è murato. Corre tanto però il Penta e Margani va vicino alla doppietta personale. Il raddoppio arriva al 12esimo, Biondolillo si accentra e va potente. C'è poi Babusci a ribadire in rete 2-0 dei ragazzi di Masci. Il Kids però non esce dal match, Di Melchiorre prova all'esterno, il portiere gli dice di no. Poi il fallo su Galasso, prima dell'intervallo accende la classica miccia da derby. Ne viene fuori una lite furibonda e solo dopo diversi minuti si ristabilisce la calma. Si riprende con l'occasione per Margani, De Santis eclissa la porta e nulla di fatto. Nella ripresa rossoneri più pericolosi, il tiro insidioso di De Rossi e poi ancora Kids, sempre De Rossi, respinge il portiere mentre Puccino sciupa da posizione ottimale. Si fa perdonare il giovane numero 9 con un preziosismo a liberare Campanile, il suo tiro trova il palo esterno. Dopo un po' di sofferenza riemerge il Penta, bello il tacco di Valenza, altro ex per la corsa di Galasso, De Santis si oppone. Ma poco dopo la coppia si ripete, palla furba di Valenza e Galasso di destro, trova il 3-0. Riapre la partita però il Kids, tutte le energie residue messe in questa azione di Tritrini che sfolla l'aria e poi mette dentro. Speranza rossonera che dura 5 minuti, poi la palla geniale di Margani per Biondolillo, esterno morbido e sono 4 per il Penta. Arriverà poi anche il quinto gol con la sgroppata di Pavan che in seconda battuta segna e chiude definitivamente la partita. Di lì a poco infatti c'è il fischio finale, 5-1, il Penta fa Penta e riscatta il derby d'andata. Allora il Penta si aggiudica questo derby molto tirato, Daniele. Sì, diciamo che veniva dopo quello dell'andata nel quale aveva vinto il Kids. Quindi chiaramente c'è un po', sai com'è, no? In questi casi la rivalità cittadina, derby, quindi c'è sempre un po' di pathos, c'è stato anche qualche piccolo episodio ma tutto è rientrato diciamo nei crismi della sportività. Alla fine direi che ha vinto con merito appunto il Penta e che, come dire, ha ripagato, no, la sconfitta dell'andata. È stato comunque un derby avvincente, ben giocato, al di là del risultato comunque aperto, poi alla fine è deciso e vinto con merito dal Penta, ma no, questo non vuol dire che non sia stata una prova comunque complessivamente non del tutto negativa da parte del Kids. Ora, ad alimentare ulteriormente il fuoco di questo derby, sì, c'erano gli ex, sono recentissimi, sì, perché Valenza e Margani hanno iniziato l'anno al Kids, sì, adesso al Penta. Chi tra i due è stato più decisivo? Ah, si dice che gli ex giocano sempre un po' col cosiddetto dente avvelenato. Entrambi hanno fatto un'ottima prestazione, anche basta vedere le immagini per capirlo. Direi che entrambi, però secondo me Margani alla fine prende la palma
del mio in campo complessivamente, non soltanto appunto del Penta, ma direi di tutti i giocatori che sono scesi in campo. Sì, direi un trascinatore in questa gara. Da questo passiamo alla top 11 della settimana realizzata dalla redazione. Chiedo proprio a te, Daniele, di leggerci quest'11. Allora, se la regia ci assiste, così possiamo vedere questo schieramento che per l'ennesima volta abbiamo scelto iper offensivo. Guardingo. Sì, Guardingo lo allena Mister Benedetti dell'Atletico Ardea. Abbiamo scelto Trepali Cassandra dell'Atletico Ardea. Una difesa a tre sbilanciata con Mascioli dello Sporting Torbella Monaca, Reccolani di Ettanti Falaschi e Dilanno dell'Atletico Ardea, mentre invece a centrocampo due interni come Venditti e Cesari Sporting Torbella Monaca, Venditti Atletico Ardea, due esterni larghi appunto Valentino dello Sporting Torbella Monaca e Della Santa dei Dilettanti Falaschi, e poi addirittura altre tre punte con Giusto Sporting Torbella Monaca, Farrugia Dilettanti Falaschi e poi Vona dell'Atletico Ardea con la sua tripletta furor di popolo, entra in top 11. E sarà sicuramente contento Mister Benedetti, visto che, come diceva De Angelis, ama questo gioco iper offensivo. Tiriamo però le somme di questa settimana di calcio dilettantistico con il punto di Daniele Silvestri. Idi di marzo pazzesche in promozione. Lepanto al tappeto in casa col Casalotti Tris, cade il Cori col Monte Spaccato e il Città di Ciampino col Nuova Florida. Un risultato preconizzato da un sorprendente Matteo Lupini. Ora in cima sono tutti più vicini. Il Sermoneta, certo, ma anche il Lido dei Pini. Dopo l'X a Velletri con 8 assenti e meno 3 dal podio. Bene il Falasche col Rocca Priora. È tempo di puntare a qualcosa di più? Cambio della guardia lassù in prima F. Il Colosseum impatta col Montello. Ciccolini regala una vittoria chiave al Torvaianica di Salotti, che torna in testa più uno da Bellei in coabitazione col Genzano dopo il poker sul Sabotino. Pietro Paoli però ha una partita in più e un po' più giù Bum Bum Fieni fa 0-2 sul TSL. Sono tutti in pista ed è capolista invece in seconda I il Campoverde. Nel big match col Bassiano decide Rubino, prezioso di nome e di fatto. E un bomber timbra il derby tra Monte Giordano e Enea e Arena. Gol 249. E mentre Caporaletti gongola in cima con Fanciulla e Sporting, col Maenza Benedetti non perdona. Ci pensa Super Vona. Questi gli spunti di Daniele Silvestri, concludeva con Super Vona. Allora partiamo proprio da qui con Stazzi. Con questo Vona, ovviamente, si diceva prima, anche il primo posto, perché no? Quante possibilità avete, quante probabilità di vincere questo campionato? 100%. No, va bene, sicuramente lotteremo fino in fondo. Ci sono un paio di partite che non possiamo assolutamente mancare. Poi ci sarà i due derby importantissimi. L'ultima del campionato con Monte Giordano. Quella sarà una partita decisiva un po' per tutti. Domenica andiamo, sabato andiamo a affrontare il Cisterna. Sabato pomeriggio, credo, andiamo a affrontare il Cisterna. Dobbiamo assolutamente prendere tre punti, non dobbiamo lasciare nulla a terra. La settimana prossima ci sarà il Circeo e poi l'Enea. Un bel calendario. Quindi 3-6-9 punti importantissimi. Già fatti i calcoli, Stazzi. No, non è che ho fatti i calcoli. L'ha messi fino in cascina, no? Già, no, già. Sicuramente affronteremo partita dopo partita. Io mi auguro che tutti i ragazzi facciano tesoro della partita col Maenza, che torna a ripetere quello che ho detto prima. Io penso che Maenza e Nettuno siano le squadre, la compagine più strutturate di questo campionato. Nulla togliere al Monte Giordano, al Fanciullo d'Anzio, che stanno sicuramente facendo il loro campionato, però le squadre che ho visto più quadrate, più impostate in campo sono Maenza e Nettuno. E il Nettuno ci manca ancora. E ci manca anche la Circe, che comunque sia non penso che starà a guardare il campionato. Quindi abbiamo delle sfide abbastanza importanti fino alla fine. E noi ce la metteremo tutta. Mi auguro che non affronteremo le partite come il Borgo Santa Maria, ma come il Maenza. Assolutamente, ovviamente. Tornando in prima categoria, Ergottino. Il Colosseum ovviamente dovrà avere una reazione dopo questo pareggio.
A suo avviso, quale sarà l'epilogo di questo straordinario girone F? Chi arriverà alla fine, primo in classifica? Arriva chi ha più forza, perché è un campionato talmente stressante, soprattutto nelle prime quattro, e chi ha più fortuna, chi si è preparato meglio durante l'estate con la preparazione. Io sono positivo nel senso, nel pensare del Colosseum. Ho visto anche le altre squadre, mi hanno impressionato. Non lo dico perché ho un rapporto familiare con la società, con Raffaele, grande amico. Anzi, faccio i complimenti che ha fatto un grosso lavoro quest'anno insieme a Mister Berlei. Io penso che il Colosseum è, se prende quel pizzico di cinismo in più, per me arriva. Beh, questo è il pronostico, diciamo, di Ergottino. C'è Cannata che ride. Non è d'accordo, non è d'accordo. No, non è che non sono d'accordo, cioè, ognuno fa le sue proposte, le sue... Io non lo so perché c'è una squadra, l'Indomita Pomezia, che dovrà affrontare tutte le tre squadre fuori casa e potrebbe essere l'ago della bilancia. Mm. A suo favore, potrebbe fare dei punti... Sì, anche inserirsi in campionato. Certamente, anche perché... Cioè, l'abbiamo messo da parte. Tanto passano le prime due. Io non ho fatto nomi. Infatti. Passano le prime due. Volendo pure la terza. Sì, volendo anche la terza. Sottolineava con luce. Cioè, ne passa una. Volendo pure la terza. Diamo quello di Cesare a Cesare. Ricordiamo anche che Travaianica è andato avanti in Coppa e che potrebbe in questo modo, magari vincendo, aprire uno spiraglio per l'eventuale inseguitrici, quindi sì. È un'altra sfumatura per questo finale di campionato, no? Da considerare nel computo, direi. Sì, dobbiamo considerare anche un'altra cosa che non abbiamo sottolineato appieno. Chi ha ascoltato bene l'ultimo servizio ha sentito di un Lupini straordinario, superlativo. Ora, chi si ricorda la precedente puntata ha già capito, chi invece non se la ricorda, non l'ha vista, può capire adesso perché. Vediamo questa clip. Ebbene, dal bussolotto è uscito Bussone! Quindi, voilà. Caro mister, la 1, la 2 o la 3? La 3. La 3? Poteva pescare la 1 e c'era il Jolly. È già il Jolly. Poteva pescare la 2 e c'era il Lupini Nero. Con molta gioia nel cuore le dico che le ha pescato il Lupini Bianco! Fantastico Bussone, sconfigge Lupini forse. Comunque le vorrei dire, mister, ecco, con questa carta lei vincerà la prossima partita. Aia. Con la capolista, bene. Sì. Standing ovation per Matteo Lupini, che ha beccato la vittoria del team Nova Florida con il Città di Ciampino. Ora, per non sminuire, non per sminuire Nova Florida, però insomma con il Città di Ciampino è un po' difficile trovare questo successo. Matteo, sei straordinario, sei un grande esperto, possiamo dirlo una volta. Sono il re incontrastato! Adesso non esageriamo. Dopo questa vittoria assoluta ho fatto vincere Nova Florida contro il Città di Ciampino e per questo mister Bussone mi dovrà pagare la cena. Ah, ecco, quindi non era una cosa così disinteressata. C'era era un contentissimo a fine partita, ma ha detto subito adesso mi costerà tantissimo questa vittoria. Ebbene, insomma, meglio fargli un vestito a Matteo. Sì. Allora, Colucci anche, si ricordano, tante volte ha portato fortuna Matteo a Colucci. Come proprio, a Bussone. Ovviamente io le scommesse con lui sono in vantaggio, quindi a me ancora... Cominciamo a sottolineare. Ancora sta sotto Matteo con me, però ecco. È sempre stato pericoloso quando faceva pronostici con me. Allora facciamo così, siccome c'è chi dice che Matteo porta male, c'è chi dice che porta bene, facciamo dire a Salvatore Cannata, capiamo un po' questo Lupini, porta bene o porta male secondo lei? Vabbè, no, cioè, ma a parte... È tutto aperto cioè, anche ma a parte scherzi, uno cioè, sono al 50% e 50%, gli indovini si sbottona. Però ho fatto curioso che in questa settimana scorsa hai indovinato il risultato. E per cui gli dobbiamo dare anche atto, come avevi detto anche voi precedentemente, stand innovation, Lupini. Oh, cioè, le partite anche sono come le scommesse calcistiche, e uno prova ad indovinarle. È
Parliamoci chiaro. Matteo ha indovinato, ha portato bene al team Luna Florida, quindi adesso i nostri ospiti saranno felicissimi, non vedono l'ora di partecipare al tuo gioco, no Matteo? Sì, anche se vorrei tornare alla vera essenza di tarocchi. E lo sai qual è la vera essenza di tarocchi? Portare sfortuna. Chi farò perdere questa settimana? Ora dovrei andare per ragionamento, ma visto che Colucci si è fatto fuori da solo, dai, toccherà a questo punto il rullo di tamburi, eh? Se sul rullo va bene uguale Roberto Stazzi. Contento una volta tocchi a lei. Tanto perché visto che parlava che vuole vincere il campionato, Lupini viene in soccorso. Tenga in alto le mani, la vedo da qui. Comunque, signor Stazzi, avrei questa opportunità, magari ci azzecco la seconda volta, mi becco un'altra cena e vivo di rendita. Quale vuole? La 1, la 2 o la 3? Io seguirei un la 2. La 2 poteva pescare il 3 e c'era il jolly. Poteva pescare la 1 e c'era il nero. Attenzione, non so per quale motivo è riuscito il San Matteo Fortunello Martino, ovvero il Lupini Bianco. Mamma mia, questo Lupini dispensa. Sì, partono cuori angelici, Lupini che dispensa bontà, serenità a tutti. Serena, no? Questo pronostico, che cosa è? Mentale di ero quasi tranquillo, senza... Era così felice, Stazzi va via un po' così, preoccupatissimo. Pare a brutto i 6 punti appena presi. Ricordiamo che la Triguardia giocherà con Cisterna. Con il Cisterna, quindi dovrà vincere con la squadra che in questo momento è penultima in classifica. Ecco. No, perché ridete? Non so, perché ridono. Perché noi alle prime gli emenamo, con l'ultima ci famo menà. Ah, ecco. Vabbè, allora vedremo. La bella sarà la prossima settimana, capiremo se Matteo merita gli applausi o non so, le verdure lanciate contro. No, le verdure me le magno, Ecco, vabbè, non me se conviene. Per qualcosa, Matteo, meglio di niente. Giusto. Allora, fermi lì perché adesso ci andiamo a gustare la top goal, quindi le 5 reti più belle della settimana. L'ultimissimo break e ritorniamo con PCS Extra, quindi rivediamo tutte le partite, le interviste integrali e la telecronaca live delle partite appunto seguite in questo weekend. Dallo studio vi salutiamo e ci vediamo la prossima settimana sempre su Europa TV, canale 96, a partire dalle 21.30. Alla prossima su PCS! Stacca Cesari! 1-0 Torbella Monaca, la zuccata di Capitan Cesari al 15° minuto che porta in vantaggio i suoi. Sembra in vantaggio Spurio, però attenzione, perde palla clamorosamente, giusto, è solo davanti al portiere, giusto! 2-0! Farrugia e l'incornata del giocatore, raddoppio del Falasche, 2-0, partita praticamente chiusa. Giusto, ruba palla, serve Valentino, ancora Valentino dalla sinistra, Valentino! 3-0, che gol del numero 10, che gol! Ma ancora una volta una dormita clamorosa della difesa castellana, 3-0 Torbella Monaca. Vona ruba palla al centrocampo e poi si invola tutto solo a sinistra, Centine libera al centro, ma Vona prosegue, dribbling in aria e poi la piazza col Mancino in rete! Ed è raddoppio Atletico Ardea con uno straordinario Vona!